Amici di Spacey School, ciao a tutti. Siamo ancora qua per questa nuova puntata dei corti di Spacey School. Ospite sempre Fausto Giacometti, Letizia Davoli, Francesca Gutierrez Milesi e io, Andrea Cuozzo. Salutiamo il nostro partner ufficiale che è Player One Astronomy. E niente, nella scorsa puntata Fausto ci parlava di specchi, parlava di uno specchio da 30 centimetri, 50 centimetri, F3, F4, F5. Adesso cerchiamo di capire di che cosa si tratta. Allora, Fausto, quando si dice, non so, uno specchio da 30 F5, cosa si intende? Anche nella lavorazione, intendo, viene lavorato in che modo e per fare che cosa? Allora, un telescopio da uno specchio da 30 centimetri F5 è uno specchio Newton, naturalmente. È uno specchio che va bene a fare un po' di tutto, ha un buon campo corretto e di facile realizzazione, e un sistema ottico molto semplice, il classico Newton, diciamo che si può vedere un po' tutto. Ma la Capito? lettera F cosa significa? Perché voi la dite così naturalmente, ma non che non siamo abituati, non abbiamo idea di cosa significa. Lo specchio Newton ha una cosa di bello che è di facile realizzazione, deve essere una superficie precisa, però non ha aberrazione cromatica, è molto semplice da usare, soprattutto se è un F5, F6 è ancora meglio. Però è più scuro, è più buio, ha meno luce. F5 cosa vuol dire? Che la lunghezza focale è 5 volte il diametro dello specchio. In questo caso, 30 centimetri, F5 vuol dire che 5 per 3, 15 ha una focale di 1500 mm. Però. Ora, La focale praticamente è la distanza in cui viene messo a fuoco l'immagine, cioè immagine, esatto. l'immagine viene messa a fuoco a 1,5 m da questo punto dallo specchio, Dal capito? vertice dello Quindi, specchio fa un fuoco, un'immagine, hai in questo caso un F5 su un 30 centimetri e 1500. Poi naturalmente viene deviata da un piccolo specchio ellittico messo a 45 gradi e proietta il fuoco all'esterno del tubo in vicinanza alla bocca d'ingresso della luce, che tutti siamo abituati di vedere che si guarda di dietro del telescopio. infatti. Invece, in realtà il Newton è un sistema a specchio dove viene riviata la luce Intanto a 45. condivido io, così facciamo vedere Così qualche lo vediamo. immagine. Esatto. Bravo, Ma è bravo, quello che esatto. esce di lato, questo qua, quello Sì, che è questo è il l'oculare di lato. classico. Penso che sia uno dei sistemi ottici più Sì, semplici, eccoci più qua. funzionali, più pratici e più economici. Ah, allora, il E qua? Newton è quella a sinistra? No, A sinistra è esatto. Sì. Newton, Eccolo qua. adesso. Qui mi dà problemi di connessione? No, mi vedete? Sì. Sì. Ecco, qui la Fai un po' di differenza zoom, rispetto. Andrea. Zoom, Come? zoom, aumenta Ingrandisce un po'. l'ingrandimento, ingrandisci un Sai po' che non così. E zooma? Sto in provando, alto un ma non più, va. no? Devi Eh? cliccare il più in alto. Il più? Sì, col No, ma mouse. non va. Sì. Le stavo provando tutte. Ah, perché non vedo più il mouse che si muove? Infatti. No, no, vabbè. Ecco, ora sì. Comunque, Adesso si muove. non, proviamo a Da vedere sopra. qua. Il Ah, più, magari. Andrea. Ah, Sopra, sopra, qua. ecco, No, no, oddio, scusate, è scusate. sparito anche Andrea. No, Dove aspettate, sì. sei finito? Sopra il telescopio No, ho Newton. capito, ma mi va in conflitto con. Ecco, Eccolo, è vedete? quello. Sì, Eh, ma ora è qui. no, così. Poi Ricomincia. va via. Vabbè, facciamo così, dai, Ok, facciamo così, si va bene. vede? Vai, sì, adesso sì. Queste sono le, diciamo, le macro famiglie, diciamo, dei telescopi. A sinistra, qui abbiamo il Newton, che come Esatto. vedete non ha lenti, ha uno specchio primario che è sul fondo, che Ok. reindirizza la luce su uno specchio secondario, che è a 45 gradi, che la devia all'esterno, quindi si guarda lateralmente, mentre nei Da lì si guardano, rifrattori ok. si guarda dietro. Quindi Fausto, il tuo telescopio, il rifrattore, quello che abbiamo visto prima, Il mio è è come un quello? riflettore come quello a sinistra, però è un Ah! sistema ancora diverso, si chiama Cassegrain. Cosa vuol dire Cassegrain? Ha uno specchio, diciamo, al centro non messo a 45 gradi, ma c'è uno specchio, sferico positivo messo al posto di questo deviatore che c'è qui del Newton.
sì. E proietto un'immagine all'indietro e lo specchio principale è forato. Ah, okay. E quindi esce dietro. E dietro proietta l'immagine. Esce sotto, sì, ha un buco nello specchio dove principale. Dove tu hai messo il CCD? E liberti il CCD, l'oculare, quello che vuoi. Ah. Questo si chiama sistema a specchio Cassegrain, che è un famoso ottico francese che ha inventato questo sistema ottico, molto funzionale, pratico, però va bene solo con focali di una certa lunghezza, non molto corti, ecco, tutto qua. Ah, quindi deve essere lungo il telescopio, deve essere grosso? No, altrimenti ti viene un'ostruzione, se la focale è molto corta, l'ostruzione diventa troppo grande. Quindi di solito i Cassegrain sono minimo F6, 7, 8, nel caso mio è 5 e mezzo, però è uno strumento fotografico che non ha problemi per la grande ostruzione e quindi è F5 e mezzo il mio, è un po' più, diciamo, più spinto della focale classica che di solito si usa F8, F9, F10 sui Cassegrain. Mm-hmm. Che buona parte sono nati per l'osservazione planetaria, lunare, non per il profondo cielo. Nel caso mio è di corta focale, è uno strumento fotografico e quindi ha un correttore per poter fare queste cose, per fare queste acquisizioni fotografiche, quindi è un sistema molto più complesso, un po' più complicato da spiegare così in due parole, ecco. Comunque i telescopi sono divisi in due fasce, cioè il sistema a riflessione e il sistema a rifrazione. A riflessione sono i vari sistemi a specchio, tipo Newton, Cassegrain, poi ci sono tutti i vari derivati Cassegrain con altre lenti di aggiuntive, che poi alla fine si chiamano catadiotrici, sono un sistema fatto di lenti, cioè fatto di specchi e lenti, e allora lenti. Si chiamano catadiotrici. Sono un insieme di più. Lo specchio invece è un sistema solo a specchi, si chiama Cassegrain puro oppure Newton, che in quel caso lì con lo specchio a 45 gradi che si guarda di lato, non dietro. Quindi la luce viene solo riflessa e non passa attraverso una lente in questo caso, no? Esatto, questo si chiama a riflessione. Poi c'è il secondo sistema che si chiama a rifrazione. Vai Andre, condividi. Dove invece la luce passa attraverso una lente? Attraverso una lente, di solito sono due lenti, un cosiddetto acromatico, è formato da due lenti, considerate, cioè si chiamano due lenti, di cui è un flint e un crown, sono due tipi di vetri. Lo vedete? Si vede? Sì, sì. Sì. Uh-huh. Il flint dietro, sono due lenti, è un vetro con due densità diverse, Di massa vetrosa, in maniera che messi accoppiati assieme riescono a spostare e rindirizzare la luce in un punto abbastanza, i colori in un punto abbastanza, diciamo, preciso, quindi si chiama acromatico. L'acromatico purtroppo ha sempre un po' di aberrazione cromatica, cioè cosa vuol dire? Che quando guardi un oggetto si può vedere una leggera luce bluastra residua, si chiama piccola aberrazione cromatica. Poi ci sono i cosiddetti apocromatici, sono, diciamo, sistemi ottici fatti con vetri a bassa dispersione, sono vetri che sono stati realizzati negli ultimi anni con l'evento di sistemi più complessi, computer riescono a progettare e fare sistemi ottici più complessi e si chiamano apocromatici. Cosa vuol dire? Che riescono a spostare e mettere a fuoco tutti i colori in un stesso punto. Invece l'acromatico purtroppo non lo fa, c'è sempre uno dei colori che si sposta un po' più interno, un po' più esterno rispetto all'apocromatico. Non so, spero di non aver fatto confusione. No, è giusto. Quindi la camera viene messa nel fuoco per fare le immagini, la metti nel fuoco la camera? Ecco, la camera fotografica viene messa in posizione in maniera che l'immagine proiettata vada a fuoco sul piano del sensore. Sul piano della pellicola. Ah, sul sensore della camera deve essere il fuoco. Camera, ormai le pellicole non esistono più, è diventata preistoria le pellicole.
Sì, infatti. No, quindi là, il sensore della camera va messo lì, perfetto. Comunque... Il sensore della camera è una pellicola elettronica ormai, eccola. Sì, certo, esatto. Su CCD o tutto esatto. Il resto, sì. Comunque, tornando alla fotografia, diciamo, quel F3, F4, F5, che è il rapporto focale, come ha detto Fausto, vero, il rapporto tra la lunghezza focale diviso il diametro si ha un numero. Ok, più quel numero è basso, quindi F4, F5, e più il telescopio è luminoso. Quindi devo esporre meno secondi per avere lo stesso risultato rispetto esatto. Che un telescopio che ha focale F7, F8, F9. Quindi se io riprendo per un'ora con un telescopio F5, avrò un risultato nettamente maggiore che se riprendo per un'ora con un telescopio F8, perché è più buio. Questo però... Non avviene a livello del nostro occhio, cioè se io osservo un qualcosa in un telescopio F5 o F10 appare ingrandimento, io non mi accorgo di questo perché il mio occhio è meno sensibile, mentre nelle macchine, nei CCD, nei CMOS che si utilizzano sì. Adesso invece equivale in minor tempo di acquisizione immagine. Certo. Esatto. Certo. Ma e se uno, scusate la domanda un po' banale, però pensando al Natale da mamma, o la deviazione ormai materna, se uno volesse acquistare un telescopio, ecco, un primo telescopio per un figlio, un amico, qualcuno, che cosa, quali sono i parametri che deve guardare e quale può essere il primo telescopio da comprare? Per esempio, un conto è F con un numero, un conto immagino sia l'ingrandimento, quindi se uno vuole iniziare a vedere le prime cose del cielo, cosa dobbiamo guardare? Ma per conto mio, al giorno d'oggi il mercato ormai asiatico offre tantissimi prodotti, diciamo, commerciali a un buon prezzo, di qualità anche mediocre, abbastanza buona, mediocre ma buona, e ormai il mercato ormai è sugli cosiddetti Smith Cassegrain, tipo i Celestron, i Mid, sono telescopi catadiottrici molto corti, compatti, sono un po' lunghi di focale, però è uno strumentino un po' tuttofare che si riesce a fare un po' tutto. Il Newton è più economico, più semplice, però è molto più lungo, più ingombrante, ha bisogno di montature più robuste per sostenere, quindi sono di pro e contro ognuno di questi due tipi di telescopi. Adesso consiglio mio, se uno compra un primo telescopio, anche dipende cosa vuoi spendere. Oggi se uno vuole un telescopietto di qualità, deve vedere qualcosina, deve spendere minimo 1500 euro con la sua montaturina. Sì. Che poi ci vuole il motore e tutto il resto, no? Per no, completo di motore, completo di tutto. Completo, tu devi fare il go-to, va dove dici te, basta saperlo poi usare, che non è semplice, bisogna un po' imparare. Oppure ci sono dei piccoli rifrattorini, di piccoli telescopieti da 7, 8, 10 centimetri con montaturine piccole che si possono anche usare manualmente, inseguire manualmente, oppure con un piccolo motorino che fa il moto solamente siderale, il moto orario, posso comprare anche per 200 euro, 300, si possono vedere bene i pianeti, la luna, bisogna un po' accontentarsi, ecco, queste cose, dipende cosa uno vuole spendere, cosa ha disponibile, quanta è la sua passione, a che punto può arrivare la sua passione, di solito si inizia con un piccolo rifratturino, se poi la passione aumenta, indubbiamente si può passare e investire un po' di più, ma come tutte le cose. Certo, si inizia col piccolo. Sì, beh, io stessa cosa, consiglierei magari, se uno non ha mai osservato, innanzitutto la prima cosa, se c'è un circolo astrofili vicino, si va lì e si prova a osservare, perché magari a uno non gli piace, impossibile, però magari a uno non è interessato. Però si parte dal classico settantino, 70-900, un F13 che è anche abbastanza corretto, non è correttissimo, però ti puoi fare luna, pianeti, magari anche se vuoi vedere delle stelle doppie. Cos'è 70-900? 70 di diametro, 7 centimetri, okay. 70 millimetri. 70 millimetri, ok. Ma voi dite dei numeri, noi non siamo esperti. Giusto, scusate. Voi li dai così per scontati. Che sono, come diceva Fausto,
sono nel mercato cinese, se ne trovano quanti se ne vogliono, buona qualità. Se poi uno, decide di andare avanti, lì poi gli si apre un mondo. Possono essere gli Schmidt Cassegrain, tipo i C8, C5, C7, C8 della Celestron, che sono, van bene per tutto, ma non eccellono in nulla, ma sono dei tuttofare. Oppure se io, ad esempio, sono più visualista, mi sono buttato su un Newton, io ho preso un 12, è un 30 centimetri, F5, che Fausto si ricorderà che era talmente fatto male che aveva due fuochi, era stigmatico, lui me l'ha sistemato. E io, quindi, da visualista mi sono buttato sul Newton. Poi c'è chi magari piace fotografare e prendere un piccolo apocromatico, però per partire, prima cosa, magari sempre un gruppo astrofili e qualcosa di piccolo per non investire troppo, perché se poi uno normalmente rimane deluso, lo mette in soffitta, un conto se hai speso 200 euro, un conto se ne hai speso 2000. Beh, però penso che senti. Vai, Fausto. Se qualcuno vuole comprare un telescopio come primo telescopio, adesso ci sono dei siti che nel mondo dell'usato si possono trovare tantissime belle cose a metà soldi di quello che costa un nuovo. Ah. Io consiglio sempre, conosci adesso senza fare nomi, cioè, ci sono vari siti nel web dove ci sono offerte nel mercato dell'usato, si possono trovare i telescopietti a 200-300 euro, ma telescopi che costavano 700-800 euro anche. C'è gente che compra, pensa di vedere come sono le foto, come in fotografia, ma in realtà non è così. Le fotografie a volte sono il risultato di immagini sovrapposte, elaborate, eccetera, eccetera. E quindi qualcuno lo mette in disparte e lo svende. A volte ci sono delle belle occasioni di comprare bei telescopietti a 200-300 euro, ma telescopietti da divertirsi di qualità, sì o no, Andrea? Sì, anche perché tutti sono, cioè soprattutto diciamo quelli che non sono nell'ambiente, la prima cosa che pensano è l'ingrandimento. Sì. L'ingrandimento, allora, non essendo un microscopio, che il microscopio tu puoi ingrandire quanto vuoi perché la luce gliela fornisci tu, mentre un telescopio osserva qualcosa che emette una luce, quindi non puoi aumentare, certo. Quindi normalmente c'è il limite dell'ingrandimento, di solito è circa due volte il diametro, ovvero espresso in millimetri. Se il mio telescopio è un 70 mm di diametro, l'ingrandimento massimo è 140, ok? 140 per, okay. Due volte il diametro. Anche quella è una cosa che non funziona proprio così, perché magari ci sono delle sere o delle ottiche lavorate bene che ti permettono di andare anche oltre questo limite. Però tutti, diciamo, si fanno prendere anche da quello. E una cosa che non abbiamo detto, come si gestisce l'ingrandimento in un telescopio? L'ingrandimento in un telescopio è dato da, basta fare, diciamo, una semplice divisione, la lunghezza focale, quindi non so, parlavamo di un 70-900, quindi 900 diviso, okay, la lunghezza focale dell'oculare. Esempio, se io ho un oculare da 10 mm, io devo fare 900 diviso 10, io ho 90 ingrandimenti. Okay? Quindi si divide sempre la focale del telescopio con la focale dell'oculare, che si ha l'ingrandimento. I rifrattori normalmente, non essendo ostruiti, cioè la lente è, non hai un secondario, quindi la lente è... passa la luce direttamente. Tendono a essere... sempre a parità di lavorazione, tendono a essere un pochino più incisi, dare immagini molto più incise. Però, di contro, i Newton hanno un'ostruzione, ma un Newton a parità di diametro ti costa un quarto o un quinto rispetto al rifrattore. Ah, un costo così diverso? Ma sì. Questo è dovuto al fatto che le lenti costano di più? Fausto, cioè c'è una lavorazione diversa fra una lente e uno specchio? Lo specchio è una sola superficie da lavorare, è fatta di alta precisione, e i rifrattori invece hanno esattamente, se sono fatti a due lenti naturalmente hanno, certo, quattro superfici da lavorare, sono più costosi per quel motivo là, però diciamo i rifrattori hanno un altro, non dico problema, sono, ti dici, limitati nei diametri.
il rifrattore più grosso che trovi in commercio è 15 cm di diametro, e quindi non si riesce a trovare un rifrattore da 30 cm di diametro come lo specchio che ha Andrea, quindi diciamo, come si può dire, lo specchio è più vantaggioso perché è più semplice da usare, più economico, ha grosso, grande diametro, raccoglie molta luce e si riescono, in serate buone si riescono a vedere dettagli molto molto profondi e belli, nitidi, rispetto a un rifrattorino di piccolo diametro, dai 10 centimetri. Il rifrattore poi era quello di Galileo, per capirci. Il rifrattore è quello, no? A lenti, sì. Galileo, la sua prima lente se l'ha fatta lui, ho letto un po' la storia. Dai. Con un pezzo di vetro, l'ha lavorato, levigato con la sabbia, lucidato, poi con la polvere di carbone, mi sembra. Che no, il carbone non so come abbia fatto di preciso. E poi sono stato a Umberkoch in Germania dalla Zeiss al Museo dell'Ottica e c'era il telescopietto che aveva fatto di Galileo, c'era il telescopio di Galileo lì. Ho visto anche un telescopio sempre fatto dalla Zeiss di tanti tanti anni fa, un in legno fatto per Napoleone. Wow. Fatto con una singola lente singola, fatta con, non era un acromatico, però faceva pochi ingrandimenti, però già a quell'epoca puntare alla Luna, a vedere a grande distanza, anche se faceva solamente 5, 6, 7 ingrandimenti, vedere l'immagine più ravvicinata era un successo enorme. Certo. Poi negli anni... Il classico telescopietto galileiano... ce lo si può anche costruire, basta prendere una lente da, mi sembra da presbite, se non erro, può essere. Sì, una lente da presbite a 0,75 diottrie, esatto. E a circa 2 metri di focale, e riesci a fare un telescopietto con una lente singola, a guardare la Luna, la vedi leggermente colorata, però da divertirsi. Dai, forte, sì, bello cosa. Però, potremmo farlo. Una lezione, facciamo un piccolo... Costruiamo un telescopio. Noi con l'associazione in una scuola l'abbiamo fatto, era venuto anche carino, sì, viene carino, poi lo fai dipingere, eccetera, però a parte il fatto che osservare ci servono 4 due braccia, però sembra di osservare in un buco della serratura, perché il campo è molto ristretto, no? Essendo lungo e piccolo, perché era un 35... Però se osservi la Luna qualcosa... Se osservi la Luna si vedono i crateri poco. Sì, 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 certo, sì, sì, si vedono. Sì, wow, sì. Che figata. 8 minuti. Galileo, col primo telescopio che ha fatto lui con una lente singola lavorata da lui, è riuscito a percepire Saturno e diceva che c'era un pianeta con le maniglie. È vero. Con le maniglie, ma già quindi con qualcosa primo aveva percepito. Sì o no? Sì, sì, sì. Sì. Pensava fossero 3 pianeti uno di fianco all'altro, perché non aveva il potere risolutivo all'epoca. Sì, perché anche quello è un altro dettaglio molto importante, il potere risolutivo anche del telescopio. Anche quello va in base al diametro, cioè più la lente è grande, più può risolvere dettagli. Distingue i dettagli, infatti, quello è un'altra cosa fichissima. Sì, sì, sì. Di qualità sono stati costruiti dagli olandesi, si chiama Hodolan, una cosa del genere. Hanno iniziato a fare elementi di qualità, si sono perfezionati. Perché una volta non c'erano le disponibilità di trovare vetro di qualità omogeneo, quindi tutte queste cose qui sono venute con gli anni, naturalmente perfezionati, come tutte le cose che hanno avuto successo nel tempo, sono state fatte con errori e poi migliorate col tempo. E stesso sono state così queste lenti, questi vetri che hanno dato nei tempi passati. Bene. Quindi questo è il primo passo che si fa. Quindi esatto. Adesso sarebbe bello però una scuola di questo tipo, di questo mestiere, perché alla fine questo è, sarebbe bellissimo. Facciamola in Atacama. Oh. Sempre vicino. La butto così. Proponila tu, Franci, proponila tu. Eh sì, faccio i contatti diplomatici, va. Esatto, dai. Bene. Direi che abbiamo detto tutto per quanto riguarda i telescopi, il primo telescopio. Abbiamo anche dato idee per questo Natale, quindi fare un regalo bello, Natale, utile, che può, esatto, chissà, diventare qualcosa di grande in futuro. Esatto. Ringraziamo Fausto, disponibile come sempre. Grazie Fausto. E niente. Grazie mille. Grazie a voi. Ringraziamo Player One, nostro
nostri amici. Abbiamo perso Andrea. Sì. Ci si vede la prossima e grazie a tutti. Andrea, risaluta che ti abbiamo perso. Sì, sì, risaluta. Dicevo, grazie a tutti, e ci si vede la prossima e niente. A tutti gli buona amici serata a tutti. Buona serata e buonanotte. E grazie ancora, ciao. Fausto. Ciao, grazie, grazie a voi. Fausto. Ciao, buona serata. Ciao, ciao, ciao. Ciao.